Ma si può essere così pirra, ragazzi? Innanzitutto, come sempre, un giga saluto dal vostro Barbaro. E beh, sono abbastanza un testa di minchia perché dovevo tornare a casa un'oretta e sistemare un paio di cose su PC prima di andare a lavoro. Ma ovviamente, visto che sono con la testa non si sa dove, ho dimenticato le chiavi e quindi in sostanza sono fuori casa e ci tornerò stasera dopo il lavoro, ma insomma, perché non occupare il video, quindi mi sono venuto qui al parchetto, visto che tanto devo aspettare un'oretta, e beh, facciamoci un bel video. Spero che si senta bene, c'è magari un po' di vento, mi scuso se l'audio non è proprio il massimo, e ne approfitto per fare questo video partendo da una domanda che mi era stata fatta. Ovvero, visto che siamo in boschivo, parliamo di boschivo come argomento perché mi è stato chiesto se l'MP5 è una buona replica da utilizzare in boschivo. Allora, sapete innanzitutto che io l'MP5 lo adoro, ci ho fatto. Allora, intanto, ogni tanto uccido qualche zanzara, se sentite rumori o schioppi vari, sapete che qui sono circondato. Comunque, l'MP5 lo adoro sia nella versione K o Curza, sia nella versione e soprattutto, anzi, nella versione quella classica. E ho fatto anche più di un video sull'argomento. Oggi andiamo a vedere se vale la pena e conviene veramente usarlo in boschivo. La prima domanda è utilizzabile? La risposta è sì. Assolutamente, è utilizzabile sia quello il Kurz, il più compatto, sia l'altro e sono assolutamente utilizzabili perché il bello di avere delle repliche elettriche e da software è che bene o male con gli upgrade giusti praticamente possono sparare tutte alla stessa distanza. Certo, c'è la replica che spara di più con la canna più lunga e più corta, ma diciamo che quello che devono fare posso arrivare a farlo tutto. Aspetta che adesso ne ammazzo un'altra, Va bene ragazzi, se non arrivo alla fine di questo video e mi avete dissanguato, sapete perché, intanto mettete un like e apprezziamo lo sforzo, dai, mi fate questo gran piacere. Comunque, sono utilizzabilissimi e hanno anche dei vantaggi, innanzitutto gli MP5 sono molto leggeri come piattaforma e molto compatti, questo è veramente ottimo per girare tra le boscaglie, anzi, vi dirò, uno dei miei setup preferiti quando, quelle volte che vado a giocare in boschivo è proprio quello di portare una replica lunga, magari il mio G3 o il Kalashnikov, da tenere piazzata col bipiede quando mi metto in appostamento e magari in fase difensiva, e poi prendere un'altra. Di solito proprio l'MP5 o addirittura il Kurz, che è forse quella che ancora di più preferisco, da utilizzare quando mi sposto e mi muovo attraverso al fogliame, attraverso ai rovi, attraverso la boscaglia. Perché? Perché avere la replica ingombrante sulla spalla mi permette quando mi muovo di essere molto, ma molto più rapido avendo invece in mano il mio MP5 più compatto. Allora, altro vantaggio sono, oltre alla compattezza, i caricatori che sono anche loro abbastanza corti, quindi anche loro non occupano tantissimo spazio. Se vi dovete tipo sdraiare o altro, non sono certo come quello dell'UMP che è una mazzata lunghissima e praticamente è inutilizzabile da sdraiati perché ve lo trovate impugnato sopra il viso, ma invece l'MP5 direi che è stra utilizzabile. Allora, vantaggi sono appunto questi. Poi c'è il vantaggio che anche quando siete magari sdraiati o altro, avere un Kurz è veramente favoloso perché se io sono piazzato con la mia replica primaria col bipiede in quella direzione e sento magari un rumore dall'altra parte nel bosco, spostare quella col bipiede è un gran casino. Avere magari il mio Kurz di fianco che lo prendo e me lo posso tranquillamente girare senza alcun problema e senza fare grosso rumore, mi permette di avere tanta versatilità in più, che francamente mi fa veramente tanto 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 comodo. Adesso pensiamo a come utilizzare il loadout se invece lo vogliamo usare come primaria. Allora, se avete un MP5 regolare, diciamo il classico A3 per fare un esempio, lo potete usare in sostanza come un assalto compatto. Se lo sistemate bene o anche io dico il mio ICS già si comporta molto bene così di fabbrica e potete tirare tranquillamente sulla buona distanza e in sostanza non vi cambierà molto nell'utilizzo rispetto a un M4, anzi magari lo avete anche un po' più ergonomico, almeno io trovo che l'MP5 di base senza i vari attacchi sia un pochino più ergonomico addirittura dell'M4
Però in sostanza lo potete usare come una replica normale, lo potete usare come un fucile abbastanza standard. Se invece avete il Kurz, siete un po' più avvantaggiati sulla distanza, siete molto avvantaggiati se magari siete quei giocatori che amano strisciare e gironzolare belli tranquilli, e potete usarlo pure senza questi problemi per fare ruoli come quello di scout o altro. Anzi, l'MP5 sinceramente è una replica che io adoro in boschivo, proprio utilizzata in quei ruoli come scout o come prima punta. Semplicemente andate in avanti col vostro MP5 rispetto agli altri con i loro M4, o, e questo veramente è un tipo di gioco che penso potrebbe dare estreme soddisfazioni, e in tutta onestà non vedo l'ora di vedere Shade Airsoft utilizzare un setup del genere, perché lo adorerei. Gli avevo già detto anche in qualche messaggio un bel po' di tempo fa su Facebook, e mi piace veramente vederlo, ed sarebbe fantastico secondo me, utilizzato magari da un bello scout con la ghillie e un MP5 compattissimo, un Kurz, lì veramente un'infiltrazione nelle linee nemiche, sparati travestiti da cespuglio in mezzo a degli avversari che poi quando arrivano basta semplicemente tirarsi su e con l'MP5 dare una bella smitragliata e far fuori un'intera squadra di nemici in un solo botto, secondo me può dare soddisfazioni tremende. E per essere uno scout magari mobile, avere un Kurz è veramente fantastico. Già il MP5 base, ma avere un Kurz è secondo me veramente una delle repliche migliori che un giocatore che vuole fare lo scout possa utilizzare. E questa in sostanza è la mia idea e il mio parere sulla cosa. Fatemi sapere come pensate, come sempre. Fatemi sapere se qualcuno di voi lo utilizza, magari anche in boschivo, come lo utilizzate e con che loadout lo utilizzate. E direi che questo è tutto. Dal vostro Barbaro un grandissimo salutone. Se vi ha fatto piacere il video, non dimenticate di iscrivervi e lasciare il pollicione in su, anche soltanto per il fatto che mi sto facendo mangiare dalle zanzare. E voi direte: è colpa tua che sei un pirla e hai dimenticato le chiavi, ma apprezzatemi, datemi questa piccola soddisfazione, e direi che qua vi saluto ragazzi e ci vediamo alla prossima.